La mareggiata ha colpito gran parte del lungomare Cristoforo Colombo qui a Marotta e come vedete questa è la situazione che si presenta in questo istante. Rami, ghiaia e rifiuti di ogni genere sono stati portati ovunque dalle correnti. Le onde hanno invaso la strada e sono arrivate a rasentare le prime abitazioni dislocate nel lungomare. I detriti hanno invaso la carreggiata, stabilimenti balneari divorati e invasi dall'acqua, spiagge erosa anche a Ponte Sasso. C'è preoccupazione invece tra i residenti. Avete visto un po' la situazione che si presenta? Sono appena arrivato adesso, guarda. Però ovviamente è sotto gli occhi di tutti, ovviamente la mareggiata. Come sempre, come tutti gli anni e come sarà sempre nei secoli se non aumentano il livello delle scogliere. Questo lo sappiamo già da decenni, purtroppo. E ogni anno ricadiamo sempre negli soliti errori. Scusi, hai visto la situazione ovviamente del lungomare, come si presenta oggi? Ho visto, d'altra parte ce se l'aspettava, perché era stata già messa da qualche giorno l'allerta. Ed è il risultato. Ogni anno comunque queste sfuriate di vento e di mare da levante le fa qui da noi, tutto qui. Ho voluto venire proprio sul posto per verificare la situazione. Sì, perché sono un marinaio e volevo vedere un pochino come era messa la situazione. Abbiamo la barca a Senigallia, perciò siamo andati a vedere. Comunque al porto tutto a posto e qui ha fatto dei danni. D'altra parte la spiaggia qui è rimasta cortissima, ha bisogno di scogliere. Sono venuta a vedere per caso così, ma è un disastro. Non sono stati registrati danni particolari nella zona di Marotta, ma il problema delle mareggiate continua a persistere, allarmando di fatto anche il primo cittadino. Questa è una situazione critica che abbiamo da tanto tempo qui nel comune di Mondolfo e per il litorale della costa di Marotta. È da anni che chiediamo come comune di Mondolfo un intervento importante da parte della regione Marche. Iniziamo davvero ad essere anche stanchi, perché si deve passare dalle parole ai fatti. Penso che la Regione Marche deve prendere seriamente questa situazione. Non si può parlare di turismo da un lato e quindi vantarsi di essere arrivati secondi nella classifica della guida più famosa del mondo, però dall'altro lato c'è bisogno di fare i fatti, di portare avanti delle azioni concrete. Gravi danni invece registrati anche lungo la costa fermana, in particolare a Porto Sant'Elpidio, dove il mare è arrivato ad invadere la pista ciclabile e la carreggiata. Intaccati anche in questo caso gli stabilimenti balneari, scene analoghe lungo la costa maceratese, a Porto Recanati, dove il mare ha mangiato parte della strada nella zona di Scossicci. A Porto Potenza Picena, a Civitanova Marche invece l'acqua ha trascinato detriti sulle spiagge e sulle piste ciclabili.